Ci troviamo nello stabilimento di Bertinoro, uno stabilimento inaugurato circa un anno fa che ha come principale scopo quello di selezionare materiale plastico. Con Cimbria il rapporto si è sempre più consolidato, questo è il secondo impianto che compriamo da Cimbria e non escludiamo nuovi progetti, perché il settore della selezione ottica è un settore molto interessante per Plastisavio perché permette di recuperare materiali riciclati post consumo. Questo impianto produce circa 2000 kg all'ora in input e circa 1300-1400 kg ora come output di polistirolo. Le restanti parti vengono comunque riciclate, ad esempio come i metalli, e possiamo anche ripassare il materiale per togliere dal materiale altri polimeri, come ad esempio il polipropilene. Il polistirolo in ingresso arriva principalmente attraverso i circuiti RAE e quindi dal circuito dei rifiuti elettronici. È un impianto altamente tecnologico ed è composto da differenti macchine. Il processo parte da dei silos dove noi omogeneizziamo il prodotto. In una seconda fase lo depolverizziamo. In particolare depolverizziamo il materiale con una macchina che si chiama Delta, che serve appunto per togliere polvere dal materiale o pezzi di materiali sotto i 4 mm. In una terza fase togliamo i metalli dal materiale e poi c'è una quarta fase, che è la fase più importante, quella dove noi separiamo i diversi polimeri. Andiamo a separare ad esempio il PVC dal polistirolo, il polipropilene dal polistirolo, per ottenere un polistirolo puro al 99%. La separazione del materiale RAE avviene tradizionalmente attraverso una separazione in vasco e quindi utilizzando l'acqua. Questo impianto invece è a secco, non utilizziamo acqua. Per noi questo è molto importante, primo perché non immettiamo microplastica nell'ambiente e perché è un sistema di selezione molto economico e che ci permette di produrre molti chili ora. Altri vantaggi di questo sistema di selezione sono il fatto che aumentano i materiali recuperati rispetto a una selezione ad acqua, quindi abbiamo meno scarti e il costo energetico è enormemente inferiore rispetto a una selezione ad acqua. Plastisavio utilizza il polistirene antiurto riciclato per produrre diverse tipologie di materiali e per diversi mercati, sia per la produzione di packaging industriale, per il settore ad esempio dell'automotive, ma anche nei settori dell'edilizia e nei settori dell'ortoflorovivaismo. Il mondo del riciclo della plastica è molto interessato alla tecnologia della selezione ottica, in quanto permette di recuperare materiali che erano impensabili recuperare fino a qualche anno fa. È un settore in forte crescita e pensiamo che Cimbria all'interno di questo mercato possa ricoprire un ruolo determinante grazie all'alta tecnologia presenti nelle selezionatrici Cimbria.